tornare a casa. Lei è Loredana Errore, cantante e concorrente di Amici 9, il talent show di Maria De Filippi, che l'ha vista arrivare seconda dopo Emma Marrone. Da allora per lei una corsa in discesa. Biagio Antonacci le ha scritto le sue prime canzoni, tra cui Ragazza Occhi Cielo, che l'ha resa amata dal pubblico arrivando al disco di platino. A soli 28 anni però, l'ostacolo più difficile della sua vita, un brutto incidente stradale che l'ha tenuta lontana dalle scene per molto tempo. Ma oggi Loredana è tornata, più grintosa di prima, con la sua musica, che è un dono che diventa sempre più motivo di felicità e respiro. Ciao Loredana, presentati ai nostri ascoltatori. Ciao, mi chiamo Loredana Errore, mi piace tanto la musica, ho 36 anni. Che lavoro hai fatto prima di diventare famosa? Allora, prima di diventare famosa ho fatto la postina, la barista, la babysitter, l'animatrice turistica, ho cantato anche, mi sono deliziata a cantare nei locali, insomma, penso possa bastare. Il primo regalo che ti sei fatta quando hai raggiunto il successo? È stato un giubbotto della Disney che ho comprato praticamente tipo il primo stipendio che presi. Vidi questo giubbotto che erano tutte le streghe di Biancaneve, quindi mi avevano molto colpito, quindi è stato un giubbotto, sì. E l'ultimo regalo invece? L'ultimo regalo, una lampada. Per i 10 anni di carriera ci hai e ti sei regalata un nuovo album che è C'è Vita. Ma cosa rappresenta per te la musica nella tua vita? La musica nella mia vita è, come amo dire, il collante tra cielo e terra, cioè quella dimensione sospesa, di sospensione che insomma non si può equiparare a nessuna dimensione, quindi per me la musica è un cordone ombelicale, una molla, è una luce immensa. Ed i sogni che posto occupano? I sogni sono importantissimi nella mia vita, grazie a questi che io continuo a seguirli e a insomma a tenermi in vita. Questo nuovo album, dopo il buio, è una rinascita per te? È una rinascita e allo stesso tempo un prosieguo, nel senso che mai dirsi non ce la posso fare, quindi questo, diciamo, caparbietà ha permesso di continuare una storia che è iniziata 10 anni fa e forse anche un po' di più. Torniamo a casa, il tuo nuovo singolo, raccontacelo. Beh, Torniamo a casa è un brano scritto da Stefano Paviani e Riccardo Guagliato, che ne è stato il produttore. È un brano ricco di motivazioni, di incipit sicuramente a migliorarsi. E sicuramente questo Torniamo a casa per me rappresenta la musica, rappresenta questa casa immensa della musica e non vedo l'ora di ritornarci con i miei fan. Ho immaginato questa casa in musica come una casa piena di luci colorate che aspetta di essere insomma ricolmata, ricolma di affetti e di musica. Torniamo a casa è un brano veramente che mette in luce quelle che sono le nostre potenzialità a non diventare il peggio di noi, quindi ci esorta a questo rivederci, a questo comunque a essere luci in mezzo al buio molte delle volte, quindi questo impegno costante a migliorarsi e a essere autentici. E poi, come dice la canzone, potrebbero esserci tutte le feste del mondo, tutti i party del mondo, ma la casa resta sempre l'elemento che ci conforta, che ci protegge. E poi sicuramente quest'anno 2020 è stato un anno in cui la casa ci ha protetti davvero, 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 quindi viva la casa e contrariamente a quello che insomma è potuto apparire, la casa resta la nostra regina. Nel nuovo album anche una speciale versione di Ragazza Occhi Cielo, che è il brano che ha scritto per te Biagio Antonacci all'inizio della tua carriera. Che cosa ricordi di quegli anni? Allora, ricordo benissimo come accadde. Io mi trovavo nella sala 9, appunto degli studi ancora di Cinecittà, dove Maria De Filippi mi presentava questa grande sorpresa. Io sentivo solo la sua voce e già per me sentire la sua voce in quel momento era veramente una grande emozione. Lì mi si veniva detto: Loredana, ascolta questa canzone che è stata scritta per te e alla fine vedi se riconosci
qualcosa, qualcuno. Quindi l'ascoltai tutta, non riconoscevo la cantante che la cantava, però all'ultimo quel ha conquistato anche me, mi ha fatto capire tu subito che era Biagio Antonacci e che mi aveva, grazie a questa immensa partecipazione di Amici di Maria De Filippi, insomma, mi aveva notata come io desideravo essere notata. Quindi questa canzone così autobiografica, così con elementi molto che li ho ritrovati anche dopo i 10 anni e comunque anche dopo l'incidente, sono state parole che mi hanno gratificata e mi hanno, insomma, invitata a non mollare mai. E dopo tanti anni cosa ti senti dire a Biagio? Beh, io mi sento di dire sempre grazie a Biagio, sempre un accenno, sempre un ricordo meraviglioso. Poi ho avuto l'onore di conoscerlo, lui e anche il fratello, sono state comunque un incontro, forse ero troppo giovane per capirlo, però posso dire che veramente sono stata insignita, sono stata onorata di aver conosciuto una persona, un autore meraviglioso come Biagio Antonacci, che ricordo non mi ha dedicato solo Ragazzo Occhicello, ma c'è stato il lavoro di un EP e di un intero album. Quindi come posso dimenticare Biagio? Cammina sempre con me, con le canzoni che appunto in maniera esclusiva mi ha voluto dedicare. Il virus ha colpito parecchio il mondo dello spettacolo. Hai richiesto i 600 euro di sussidio? Allora, io mi sto disperando per chiedere questi 600 euro di sussidio. Mi dicono rivolgerti qui, rivolgiti lì. Ancora io non sono venuta a capo. Quindi è un qualcosa che credo mi spetti di diritto, però ancora non ho usufruito. E dei no mask e dei no vax cosa ne pensi? La mascherina va, credo che sia veramente l'unico strumento che ci aiuti a proteggerci, quindi mascherina per tutto il tempo che ne servirà, perché la nostra protezione, ma non solo dobbiamo proteggere noi, ma dobbiamo proteggere anche chi ci sta intorno. Quindi se vogliamo veramente che questa pandemia, che questo virus venga debellato al più presto, dobbiamo essere noi i primi attivi di protezione e di voler al più presto risolvere questa situazione. Passiamo all'amore, che cos'è per te? Beh, l'amore per me è l'universo, insomma, intanto che ha tutta la bellezza e tutto, diciamo, la passione, dove, diciamo, la giovinezza non incontra vecchiaia, dove gli ostacoli non incontrano limiti. Devo dire anche che è quel mondo un po' che ti fa soffrire un po', perché, diciamo, quando tieni tanto una persona, anche una parola detta in un determinato modo ti può far soffrire, diciamolo così. Quindi quell'amore è quando incontri quella persona e ti affidi un po'. L'amore è anche il perdono, accettarsi, voler vedere dentro le righe, smussare un po' quegli angoli. Diciamo che non c'è un manuale d'amore, però credo che quando si incontri l'amore bisogna viverlo, bisogna essere partecipi in maniera attiva, senza come dire, limitarsi in nulla. Darsi, secondo me, in amore è la cosa più bella che ci possa essere. Poi il perdonarsi, l'accettare l'altra persona, credo che siano due segnali molto, molto importanti di amore, perché perdonare non è molto facile, forse. E ora che sei rinata, come lo vedi il tuo futuro? Beh, il mio futuro, guarda, non posso che non dire che lo vedo in musica, non vedo l'ora. Io infatti sto congelando un po' dei miei anni, no? Per appunto dei miei mesi, per ritornare con questo sorriso, con questa luce, contrariamente a quelle che sono appunto, come sappiamo, le limitazioni. Quindi io il mio futuro lo vedo in musica, spero di invecchiare cantando, spero di cantare molte più storie che possano abbracciare i più cuori e ringrazio sempre la vita, ringrazio di tutto quello che mi da ogni giorno. Con te questo divano è come un'altalena che dondola sui cieli di tutte le città, per poi tornare a casa, e poi torniamo a casa.